A Decomondo a parlare di riciclo e riuso anche Cial, che per l'occasione ha presentato il suo progetto Tenga il Resto. Vorrei testimoniare e presentare il progetto Tenga il Resto. È un progetto che è nato alcuni anni fa con il Comune di Monza, sviluppato poi anche con il Comune di Arezzo e con il Comune di Pordenone. In particolare oggi a Ecomondo, nel novembre 2016, stiamo presentando la nuova versione di Tenga il Resto a tutto il bacino di Treviso e provincia con la società Contarina, società per azioni. Beh, è una cosa molto interessante perché il progetto di fatto dà la possibilità ai ristoratori, che hanno ovviamente il contatto col pubblico, di dare al proprio cliente, nel momento in cui avanzi una porzione, tipicamente il secondo, il dolce, di dare loro una vaschetta che è poi ermeticamente chiudibile per portarsi a casa l'avanzo. Beh, credo che abbia un'enorme valenza. Primo, perché si parla di prevenzione, non si parla di gestione del rifiuto. Pensate che l'avanzo, la porzione di secondo o di dolce ha al proprio interno tutto un percorso di consumo di acqua, di terreno, di nutritivi, di logistica, di lavaggio, ma anche pensiamo all'energia consumata, ad esempio nelle cucine per cucinarlo, ovviamente il gas o l'energia elettrica. Ecco, pensate che quelle porzioni hanno accumulato ovviamente l'energia. Beh, buttarle è veramente uno spreco e sarebbe creare un rifiuto. Benissimo, portarle a casa, ed è qui è importante la funzione del ristoratore che dovrà dire al cittadino, al proprio cliente, di portarsi a casa quell'avanzo. E da qui la parola Tenga il Resto, che è ovviamente una frase carina per richiamare che il residuo può essere portato a casa per poi ovviamente essere mangiato la sera stessa o il giorno successivo, e questo permette ovviamente di ridurre i rifiuti, portare a nuova vita e continuare la nostra alimentazione con qualcosa che è sano e che comunque è già stato cucinato e buono, e credo che sia anche connaturato a un passaggio verso l'economia circolare, quindi a prendersi carico il prima possibile di ciò che noi consumiamo. Questo è molto importante perché in particolare ci occupiamo della fase di prevenzione.